Cosa per me? Sì, certo. Giuralo. Ma... giuralo. Sì, sì, lo giuro. È giurato a un uomo che sta morendo. Remember? Sì, lo ricordo. C'è una valigetta qui dietro. Prendela. È questa. È una valigetta preziosa. Sarà la tua fortuna o la tua rovina. Considerala un'eredità. Fanno quello che vuoi, ma non devono trovarla vicino a me. Ma perché? Così non mi avranno nemmeno da morto. Mi ritiro imbattuto. Remember? Camaleonte. Ma cosa vuol che ne sappiamo noi? Non lo sa nemmeno la polizia.
Burro? No, grazie, mamma. Marmellata? No, grazie, mamma. Ma è la marmellata di zia Clotilde. Appunto, mamma. Beh, devo scappare. Farò tardi in ufficio. Quando penso che un membro della nostra famiglia sia costretto a lavorare... Il nostro blasone è glorioso, mamma, ma non è commestibile. E allora deciditi a sposare Micaela. È una ragazza bella, moderna, colta e... È figlia di un banchiere molto, molto ricco. Ma insomma, Vittorio... Ciao, mamma. Ciao, Vittorio. Ah, stasera puoi restare a cena fuori, ho la canasta al circolo. Brava, mamma. E stavolta cerca di non barare, eh? Vittorio, ti prego, la mia è abilità. Ah, certo che è abilità. Altrimenti ti avrebbero già beccata. Oh. Hai scoperto qualcosa? No. La tua gelosia è assurda. Te l'ho già detto, io non sono affatto gelosa, ma ritengo che fra un uomo e una donna non debbano esserci segreti. Ti ripeto, Micaela, fra me e te non esistono segreti. E io ti ripeto che da un po' di tempo in qua non mi fido più. E quando un uomo nasconde qualche cosa ad una fidanzata bruna, di solito si tratta di una bella bionda. Ma senti, io divido i miei giorni fra l'ufficio e te. Te e l'ufficio. Ma quando vuoi che la veda, questa bionda? Di notte. E va bene. Allora sposami. Questo no, ancora no. E perché no? Perché io sono moderna e aspetto la legge sul divorzio. Ah, allora stiamo freschi. Ciao cara, ci vediamo stasera, eh? Ciao. Buongiorno, dottore. Questo, dottor. Vai pure. Sì? Ah, sei in casa. Io ti sto ancora aspettando. Ho del lavoro straordinario. Anche stasera? Ma non è possibile, mi avevi promesso che ci saremmo visti. Scusami, Micaela, ma è una pratica importante, devo assolutamente finirla. Credi, è solo questione di 2 o 3 giorni, non di più. 2 o 3 giorni? Sai che ti dico? O finisci tutto questa notte o io ti pianto!
Coraggio. Senta un po', dov'è la direzione? Là in fondo. Cosa vuoi? Beh, ecco, io dovrei parlare un attimo col capo. Adesso no, sta esaminando un numero. Ah, e di che numero si tratta? Strip. Beh, allora posso vederlo, sono maggiorenne. Basta, hai visto pure troppo. Vada, è molto importante che il capo sappia quello che è successo, se no potrebbero essere guai. Cosa è successo? Ma come, non lo sai? Ma non mi dirai che non ti sei accorto di niente? Di cosa? Vieni a vedere. Ecco, guarda. Salve ragazzi! Ma che diavolo? Ma che? Ok, continua, fa come se io non ci... Ora lo sistemo io! Fermo tu! Fermo! Spiegati. No, ne avremo tutto il tempo quando questo delizioso spettacolo sarà finito. Parla! Beh, se insistete... Sto cercando un uomo conosciuto col nome di Guglielmo lo Svizzero. Lo conosci? Sono io. E tu come ti chiami? Io mi chiamo... Come mi chiamano gli altri? E gli altri? Come ti chiamano? Il camaleonte. Il camaleonte. Il camaleonte. In persona. Senti, ma non c'è un po' troppa gente qui? Salon boy? Oh, no, 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 tu no, my dear. Non posso permetterlo. E in che posso esserti utile? Mi ha indirizzato da te Genevieve di Lausanne. Anzi, ti manda tanti saluti. Dice che tu puoi mettermi in contatto col cinese. A Ginevra è sua nipote. Una combinazione veramente fortunata. Ah. Se vuole posso accompagnarla io da mio zio. Lei è molto gentile, ma non vorrei darle tanto disturbo. Possiamo andarci subito? Ma certo. Se non sono indiscreto, quanto tempo le occorre per prepararsi? Oh, Ginevra è allenata a spogliarsi e a vestirsi in fretta. Sono pronta. A presto, Guglielmo. E grazie. È stato un piacere. Collaborare col famoso camaleonte è un vero onore. Prego. Ciao, nonnino. Se il camaleonte è venuto in Italia a cercare il cinese, significa che prepara qualcosa. Dovremmo cercare di entrarci anche noi. Ah, certo, un colpo col camaleonte ti sistema per tutta la vita. Quanto sarà ricco? Beh, fai presto a fare il conto. 15 banche alla media di $1,000,000 l'una, in lire, fa... Quanto fa? Fa tremare il cuore, se ci penso. Ah.
Sembra deserto. Sembra. Vieni. Su. Strano ambiente. Tuo zio è un antiquario? No, un collezionista. Colleziona di tutto, dai santini ai nudi artistici. C'è nessuno? Ehi, cinese! Chi è? Sono io, Ginevra. Ora scendo. Ciao, zio. Ti ho portato un cliente. Buongiorno. In che cosa posso esserle utile? Farfalle, monete, figurine, tabacchiere, fiammiferi, etichette, armi, ex voto. Oh, volta pagina, zio. Il signore è in cerca di ladri, scassinatori e bombardieri. Detesto il tuo modo di esprimerti. Si accomodi. Grazie. Sono stato indirizzato a lei da Genevieve di Lausanne. Gli amici degli amici sono i nostri amici. Zio, taglia corto, il signore è il camaleonte. Hai capito? Esatto. Il colpo alla Banca d'Inghilterra è stato un vero capolavoro. Oh, niente di straordinario. Ma so che anche lei nel suo campo è un vero big. Sì, insomma, un maestro. Non esageriamo. Io mi accontento di poter essere utile agli altri. Ma devo ammettere che nel suo genere il mio archivio è unico al mondo. E, se non sbaglio, lei è qui soltanto per questo. Esatto. Ho bisogno di 5 uomini, o più precisamente 5 specialisti. Uno per le armi, un meccanico, un chimico, uno scassinatore e un jolly per i collegamenti. Bene, vediamo quello che possiamo fare. Dati i tempi, ho dovuto modernizzarmi anch'io. Ecco. C'erano dei piedi piatti e il signore non voleva farsi vedere con te. Salve, con chi ho l'onore? Vieni, alle 5 dal cinese, mi raccomando. Ciao, bello. Ciao. Il camaleonte. Io ci vado. Quanto? 19 minuti e 30. È dura. Coraggio. Allora. Ci. Destra. Bravo, bravissimo. Il pipello, sei un fenomeno. Non c'è male. E quanto tempo ci ho messo per aprire quella bestia lì? 22 minuti e 10 secondi esatti. Certo è un bel record, eh? Con un bestione come questa. Una Zengel 400 è sempre un osso duro, eh? Ma onestamente io le cassaforti le apro in un lampo. Sì, 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 sì. Ora la piccina. Reagente. Ecco, ecco, ecco. Eccola. Pronto. È mica pericoloso. No, affatto. Permesso? Avanti. Lei è l'Aragosta. Come vede? L'ha perduta in guerra? No,
È stata una bomba in una dimostrazione per la pace. Ma ditemi. È il cinese che ci manda. Ah, mi ha detto che lei nel suo campo è un vero campione. Sì, mi difendo. Guardi questa penna stilografica. Sì. Alle 5 dal cinese. Oddio, sia lodato. Ho appena acceso una candela e là ho trovato lavoro. Eccomi qua. Bene, con l'Aragosta ci siamo tutti. È inutile perdere altro tempo. La parola al Cavaleonte. Italiana, italiani. Questa è la prima volta che ho il piacere di lavorare in Italia. Sono sicuro che i metodi da me usati in passato saranno ugualmente efficaci e positivi anche in questo vostro grande paese. Ah, questo si chiama parlare. Dritto e niente. Prego, signori, siamo alla vigilia di una missione. Una missione che, se portata al successo, rivoluzionerà completamente le tasche e l'esistenza di ognuno di voi. Tutto è stato studiato nei minimi particolari. E da questo momento dovete considerarvi come dei soldati. Come una compagnia di commandos che io, come vostro comandante, addestrerò fino a raggiungere il successo e la vittoria finale. Mi ricorda Arduce. Pure a me. Zitti. Please. Ora, signori, vi mostrerò il nostro bersaglio. Lo schermo, prego. Ah, dottore, le tende, per cortesia. Ginevra? La Banca Internazionale. Ammazza il colpo, fantastico! Voi tutti, immagino, conoscete la Banca Internazionale. Questo palazzo di marmo è il deposito del 90% dei dollari che circolano nella Roma moderna. Ogni giorno, alle 16.30, il direttore di questo importante istituto si assenta dal suo ufficio per circa mezz'ora. Il direttore è una persona molto seria, classico ben pensante, probo, capofamiglia, cattolico. Ma ha una sua piccola debolezza, la cassiera del bar della banca. E in genere le belle donne. Particolare importante. Da 10 anni il direttore non è mai venuto meno a questa usanza, nonostante siano cambiate ben 23 cassiere. Guarda, sta arrivando belli capelli. La bambina, c'ha il bacino facile. Alle 16.45 in punto, l'usciere va a chiudere la porta interna. Naturalmente, come tutte le altre banche, nessun cliente può più entrare, mentre quelli che stanno già dentro possono completare le loro operazioni. Circa 5 minuti dopo, anche questi ultimi clienti escono e l'usciere chiude la porta esterna. Da questo momento nella banca rimangono i soli impiegati per le operazioni di chiusura dei conti. Verso le 17.30 il direttore rientra in banca facendo uso del suo ingresso privato. Questo ingresso non è vigilato fin tanto che ci sono gli impiegati al lavoro. Fifello, hai notato il tipo di serata? Sì, certo che lo vedi. Sì, è un diavolo, l'usci. Alle 18 precise, gli impiegati smettono il lavoro. Intanto, nella sala detta del forziere, il direttore in persona presiede la chiusura della cassaforte generale, una Zengler 801 a combinazione elettronica. Che te l'avevo detto? Una Zengler. Alle 18.15 arriva il furgone dei sorveglianti, 8 uomini più un ufficiale. Sono tutti dotati di armi automatiche. Forse non le hanno mai usate, ed è per questo che sono pericolosi. Il capo cassiere, che è l'ultimo ad andarsene, consegna la chiave del dispositivo elettronico di allarme al capo dei sorveglianti. Alle sue spalle si chiude anche la porta dell'ingresso secondario. Ecco, da questo momento la banca è una fortezza inespugnabile. Grazie, Ginevra. Oh, è formidabile. Le tende, per favore. Ma questo è un professionista. Basta, basta. Sì, ragazzi. Da quanto avete visto,
È chiaro che il punto debole della banca è fra l'uscita degli ultimi clienti e l'arrivo dei sorveglianti. Diciamo fra le 16.55 e le 18.15. In quest'ora e 20 va effettuato il colpo. Più che giusto. Ma in che modo? In queste buste troverete le istruzioni per ciascuno di voi. Ginevra, distribuiscile, sono 6. Ce n'è una anche per me? Naturalmente, cara. All right, dovrete studiarle attentamente. Quando le saprete a memoria, le discuteremo insieme. E poi passeremo all'azione. Nessuna domanda? Più o meno per quando è fissato il colpo, sai, io ho promesso di portare mammina al mare. Il 30, signori. Ah. È il giorno in cui in banca ci saranno gli stipendi per le commissioni che studiano i problemi della fame nel mondo. Hai capito? E quelli sì che hanno risolto il problema della fame. Adesso pure noi però così a fare. E ora, signori, io devo andare. Vuoi che ti accompagni? Mi dispiace, cara, ma ho un appuntamento. Con una donna? No, con un altro uomo. I miei complimenti, cara Vittoria. Sei stato grande. Per essere la prima volta. E avevi ragione, povero camaleonte. Mi hai lasciato un'eredità veramente preziosa. Sei in ritardo. Sì, lo so. Ah. Avevo un mucchio di lavoro. Mi hanno affidato una pratica nuova. È andata meglio di quanto sperassi. E sono molto soddisfatto. Soddisfatto? Io proprio non ti capisco. Due soldi in cambio di 4 scartoffie. Ma come fai ad essere soddisfatto? Confucio diceva che la felicità consiste nell'accontentarsi di quello che sia. Confucio era un cinese antiprogressista che non aveva fatto i conti con Mao. Secondo me un uomo non è un uomo se non ha un po' di spirito d'avventura. E cosa dovrei fare, secondo te? Scassinare una banca? Io lo preferirei, ma purtroppo tu non ami il rischio. Ma come? Ho avuto persino il coraggio di fidanzarmi con te? Beh, sappi che se non cambi, io non ti sposerò mai. Ah, a proposito, domani sera papà ti ha invitato a cena. Domani sera non posso. Che cosa devi fare? Organizzare un colpo in banca. Oh, caro amico. Non siamo amici, ma questo non ci impedisce di lavorare insieme. Posso parlare davanti a lui? Lui è di casa. Bene, veniamo al punto. Ho bisogno di un uomo che sia incensurato. Per me vale il 10%, o per essere più esatti, un centinaio di testoni. Ti interessa la cosa? Parla. Si tratta di fare una riparazione a un condotto dell'aria condizionata alla Banca Internazionale. Io vi fornirò tutto, compreso le divise della ditta e i permessi d'ingresso. Cosa dovremmo fare esattamente? Ora te lo spiego. Questa è la pianta del sotterraneo della banca. Si tratta di collegare questa conduttura dell'aria condizionata con un tubo messo da noi a questo serbatoio. A che serve? In questo serbatoio va immessa una bombola di gas soporifero. E che è sto gas soporifero? Ma è un gas che fa dormire, addormenta istantaneamente. Una boccata e... paft! Ci si sveglia dopo ore. Ah, oh, bravissimo! In questo modo lo svizzero e i suoi scagnozzi ci prepareranno la pappa. E quando arriveremo noi, clic, li chiuderemo nel sotterraneo e così anche voi avrete pareggiato i conti. Noi col malloppo e loro in galera. Esatto. Due piccioni con una fava. Ed ora passiamo ai dettagli del piano. Primo. Occorre procurarsi un furgoncino della compagnia telefonica. Camaleonte a base, entro in azione, chiudo.
Serve, capo. Buongiorno. Senta, noi dobbiamo riattivare un circuito. Sarà un affaraccio con tutto il traffico che c'è adesso, sì, insomma. Non ci mette mai transenne e tutto il resto, ma sarebbe bene che ci dasse un'occhiata pure lei. Gli dispiacerebbe. Sì, è meglio con tante addormentate in circolazione. Grazie. Faccia pure, ci penso io. Passami la borsa. Dovrebbe essere questa. Sì, sì, ci siamo. E questa. Va bene, siamo inseriti. Guten Tag. Buongiorno. Mi scusi, potrebbe darmi un'informazione per favore? Sì, dica, dica pure. Ieri sera sono sceso in un albergo qua vicino. E stamane, scendendo da mia stanza, ho fatto al portiere una semplice domanda. Niente di straordinario. Niente di straordinario, una semplice domanda. Elementare, si suole dire. Ma lui non mi ha saputo rispondere. Vede, io sono una persona tollerante. Sono un uomo calmo, semplice e preciso. Non mi arrabbio mai. Ma quando questo stupido, questo idiota, che non ha nessun diritto di lavorare... Ma di che cosa si tratta? Vabbè, ecco, supponiamo che il mio albergo scoppiasse un incendio. Io vorrei sapere quanto tempo impiegherebbero i vigili del fuoco ad arrivare. Questo è tutto. Beh, c'è un distaccamento là proprio dietro la banca, diciamo 5 minuti circa. No, 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 niente circa, bitte. Preciso. 4 minuti e mezzo. 4 e mezzo, eh? Sehr gut, danken, mein Herr. Salut. Lei è uno molto buono, pizzardone. Perfetto. Siamo inseriti sulla linea dell'air filtro. Non ci rimane che aspettare. Bene, bene. Ma che fai? Oh, niente, niente, niente. Guardo il cielo. Ah, il cielo, eh? Non sapevo che si chiamasse così. Siamo scesi in basso, eh? Circolare, circolare, per favore, non vedi che stiamo lavorando? Stronzen, sono io. Come va? Perfetto, siamo inseriti. Bene, state in campana, eh? Sì, sì, stia tranquillo. Buon lavoro e fate i bravi ragazzi, eh? Che uomo straordinario, eh? Che il Signore ce lo conservi. Amen. Thank you.
Ma non è possibile. Giuseppe! Io non ne ho colpa, eh. Ho guardato, ho cercato dappertutto, non ho trovato niente. Ma è possibile che non ci sia niente? Ma non c'è niente, ho guardato benissimo, ho frugato da tutte le parti. Hai guardato là sotto? Anche sotto i divani, non ho trovato niente. Io non capisco. Ma non capisco neppure io. Cosa non capisci, Bittichen? C'è grande puzza in questa sala. È veramente un odore sgradevole. È vero. Questa è Putz che io conosco molto bene. Già. Questa è Putz di quando filtro di aria condizionata è caput. Vai a controllare il condizionatore. Subito, sbrigati. Dottore. Acton, una volta chiuso aria condizionata, vedrete che tutto torna in ordine. Ma ti dico io, questo è il progresso. Aria condizionata. Condizionata che cosa? Ai cessi. Ma vediamo un po'. Boh. Avevo ragione, la puzza è finita. Adesso però dovete cambiare filtro. Tu telefona là il filtro, che mandi un tecnico. Subito. Signorina, mi passa là il filtro? Capirà, col caldo che fa. Lei ha ragione, my herr. Se non si aggiusta condizionatore, non si può fare proprio niente. Auf Wiedersehen. Dai, dai, forza, forza. Pronto? Sì, qui aereo il filtro. Chi parla? Ah, la Banca Internazionale, sì, dica pure. Sì, ho capito, una cosa con urgenza, ma certo, non si preoccupi, manderemo un tecnico a verificare senz'altro, ma certo, con urgenza, ho capito. Dai, panzone, sbrigati, forza. E poi dai del panzone a me, mo sbrigati tu, libellula. Pronto, pronto? Dottore chiama base. Pronto, qui base. Parla. Sei tu, bellezza? Sì, sono io. Come va laggiù? Abbiamo finito. Ah, benissimo. Voi potete rientrare, siamo sulla buona strada. Tutto va secondo i piani. Ora avvertiamo il capo. Pronto, pronto. Qui base. Pronto. Sì? Dimmi. Mi senti? Sono in ascolto, parla. Ora Pronobis e il dottore hanno finito il loro lavoro. Bene, inizio seconda fase. Passo e chiudo. Avanti. C'è il tecnico dell'airfiltro. Fallo passare. Se è permesso. A ver, scusi. Avanti, venga pure. Dico, si rende conto che questa banca è diventata un cesso? Sì, mi rendo conto. E siamo veramente spiacenti della cosa. Ma non c'è niente di grave, la vedrà. Si tratta soltanto di cambiare il filtro a nostre spese, naturalmente. Bene, speriamo in giornata, vero? Ah, sì. Certo, ci può contare. E farò venire tre uomini non appena la banca riapre. E se è così cortese di farmi preparare tre passi, sa, per poter entrare, sarebbero utili. Eccoli qua. Grazie. E quanto tempo impiegheranno gli operai? No, non molto, un'ora e mezza al massimo. Badi, non di più, perché alle 18 gli impiegati se ne vanno. Un usciere li attenderà nel cortile all'ingresso dei sotterranei, alle 15.30 precise. Non si preoccupi, signor direttore. La nostra ditta lavora col cronometro alla mano. Me ne compiaccio, bravi. La puntualità è il segreto del successo. Sarà ora di andare, eh? No, mancano 30 secondi. La puntualità è il segreto del successo, non lo sai? Speriamo bene. Quei passi saranno sufficienti per entrare. Oh, sì. Li ho avuti personalmente dal direttore della banca, che mi è parsa una persona molto a modo. Beh, certo, non è che lo conosca molto bene, ma... È ora di andare.
Salve. Abbiamo un appuntamento alle 15.30 e sono esattamente le 15.30 e 10 secondi, asta Dio. Ecco i passi. Bene, avanti. Grazie. Coraggio, ragazzi. Questo è il punto, vero? Sì. Metro. Ecco, tieni qua. 98 centimetri. Bene. Forza, ragazzi. Abbiamo un'ora di tempo. Se tutto ci va bene, invece che alla Dispoli, Mammina la porto al mare in Polinesia. Mammina? Pesa mezza tonnellata. In Polinesia con la Mammina? E che ci fai? Quelli sono posti per un orfano come me. Tu fammi arrivare in Polinesia, poi vedi. Al mio paese, che è la frazione di una frazione del comune, non c'è la chiesa. Ma se ci va bene, voglio costruirci una cappellina. Privata, si intende? Ma ogni domenica ci faccio dire la messa pubblica. Tu sei il più fortunato di tutti. Anche se ci va male, la cappellina ce l'hai lo stesso. In galera, ma ce l'hai. E piantatela. Non lo sapete che porta Scalogna a fare progetti? Signori, i preliminari sono finiti. Tutto come era stabilito. E potete stare sicuri che tutto accadrà esattamente come io ho previsto, con la massima precisione, fino ai minimi particolari. Ok, boys. Fra un'ora saremo là dentro anche noi. Signorina. Buongiorno. Oh, buongiorno, signorina. Senta, potrei parlare un attimo con Vittorio? Vittorio? Ma non c'è. Ma come? Questa mattina non è venuto. Ma veramente è più di un mese che si è messo in aspettativa. Più di un mese? Le garantisco che l'ho visto salire come tutti gli altri giorni. E non è sceso? No, ne sono sicuro, non mi sono mai mosso di qui. Allora deve abitare qui. Ah, ma non è possibile. Lui esce tutti i giorni all'ora d'ufficio. Non lui, la bionda. Che bionda? Ma li scoverò, dovessi frugare tutti gli appartamenti. Eccolo, è lui, puntuale come al solito. Ginevra, adesso tocca a te. Ora tutto dipende dal tuo fascino. Riuscirai sicuramente, eh? State tranquilli, farò del mio meglio. Prendila. Ti proteggerà, vedrai. Grazie. Le vie della provvidenza. Mi ricordo appunto che nel 48, bei tempi, io... Direttore, ma non ce l'ha qualche ricordo più recente? Beh, dipende da che tipo di ricordo. Dipende da che tipo. Un vermut. Non avrebbe una moneta da 500? Magari.
Chi lo sa dove vanno a finire? Non è vero, direttore? Sì, il fenomeno della rarefazione dello spezzato metallico è dovuto in parte al rapporto esistente fra l'effettivo valore dell'argento e il valore convenzionale della moneta. Ma allora lei è un competente. Oh. Lo credo bene. È il direttore della Banca Internazionale. Oh. È completamente a sua disposizione. Il tubo collega perfettamente il condotto col deposito. Proprio così. A me sembra che vada bene. Sì, anche a me. Proprio come lo voleva il camaleonte. Tale e quale al progetto. Bene. Io vado di sopra a dire che aprano il condizionatore. Voi preparate la bombola del gas e avvertite il camaleonte che siamo pronti. Pronto? Qui base. Qui sotterranei banca. Sono in ascolto. L'impianto è a posto. Lo svizzero è salito per far aprire il condizionatore. Molto bene. Rimanete in attesa. Passo e chiudo. Niente male qui, ragazzi. Sentiamo a che punto è Ginevra. Se lo desidera, posso darle tutte le 500 d'argento che vuole. E almeno due di Dante Alighieri. Oh, straordinario. Ma lo sa che lei è un uomo formidabile? Ma cosa dice mai? È una sciocchezza, mia cara signorina. Su, non faccia il modesto. Se penso che ha anche il Dante d'argento, mi sento tutta eccitata. Figuriamoci quando pensa al Michelangelo di carta. Dai, dottore, smettila con queste cose. Signori, l'ora zero è giunta. Prepariamoci. Forza, ragazzi, controlliamo i giocattoli. Dai, fratello, smettila di giocare. Intanto questi giocattoli ottiene lo stesso effetto e non te becchi l'ergastolo. L'usciere sta chiudendo. Ecco Ginevra, bravissima, ecco il direttore. La Vergine la protetta. Prego. Da questa parte, signorina, prego. Si accomodi nel mio ufficio. Vado a prendere le monete d'argento e torno subito. Oh, bravo. E mi raccomando, il Dante. Oh, stia tranquilla. Pronto, base. Pronto, base. Qui Ginevra. Aperto ingresso secondario. Il direttore è in sala in questo momento. Ricevuto. Resta in attesa. Passo e chiudo. Allora? L'orologio è scattato ora sulle 16:55. Ecco, l'usciere sta chiudendo la porta esterna. Ecco, l'ha chiusa. Non c'è più nessuno. Pronto, pronto. Qui il camaleonte. Il gas nel condotto. È l'ora zero. Ricevuto. Chiudo. Gas. Pronto, eh? Buon sonno. Ora tocca al camaleonte. Quest'ora dormono tutti, eh? No, un momento. Coraggio.
Mettetevi le maschere. Tutti pronti? Bene, apri la porta. Avanti, ragazzi. Non volano musco. Rapinatori. Aspetta. Alzate le mani e addossatevi alle pareti. Non fate alcun movimento e non opponete resistenza. Raggruppatevi in un punto. Bene, alte le mani. Ma io non lo alzo. Presto, impacchettateli. E allora, smetti. Mani in alto. Indietro, indietro. Attenti che con noi non si scherza. Fermi tutti. Su, legateli. Con chi legato? E legateli! Le corde! Non abbiamo le corde! Usate i fili dei ditafoni e imbavagliateli coi fazzoletti. Bene, io vado a vedere che succede da Ginevra. Tutti, no. Dante che vuoi, tutte le monete d'argento del mondo mi fa impazzire. Mia moglie! Mani in alto! I banditi. Presto, fuori! Come on, come on! Tutti a posto, legati e imbavagliati. Mettete questo insieme agli altri. Tu, cara, va a sorvegliarli, su. Ok, andiamo a togliere il dispositivo di allarme. Andiamo. Come on, come on! Ma che c'è? Cos'hai? Come? Non respiro più, soffo. Allevati la maschera, imbecille! Su, anche voi, toglietevela, non servono più. Ah, finalmente! Che tortura! È tutto per niente. Non capisco, dovevano essere tutti addormentati. Ma che sarà successo? Il gas funzionava benissimo, l'ho sperimentato sul gatto. Quegli idioti di sotto devono essersi sbagliati. Avranno quello che si meritano. Fai il tuo lavoro. Ecco fatto. Niente elettricità e niente allarme. Bene. Tutti impacchettati, quelli di là. Alla cassaforte. Ma questa non è una Zengel, è una Widmark. E non è il modello che abbiamo visto nel film. Io m'ero allenato su quello. Sangue freddo, signori. Niente paura. Bene, un piccolo contrattempo. Evidentemente l'hanno cambiata da poco, dopo i miei rilevamenti. Ma tu sei in grado di aprirla? Aprirla sì, ma è il tempo. Hai un'ora di tempo. Al lavoro, signori. Come on. Ragazzi, mettiamo un tavolo. Sì, io prendo Ferri, voi prendete il tavolo. Le 17:15. Ma vai a dare un'occhiata. Quelli a quest'ora dovrebbero essere già al lavoro. Non capisco. Ehi, capo! La porta è chiusa! Non si apre! Chiusa? Qualcuno deve averla chiusa a chiave. Ragazzi, questa ha tutta l'aria di essere una trappola. Alla porta del cortile!
chiusa anche questa. Forziamo la porta e battiamocela. Giusto. In fin dei conti il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Prendete i ferri. Proprio a me, che sono incensurato. Niente da fare, ho girato tutti gli appartamenti. Ma gliel'ho detto, signorina, qui non c'è nessuna bionda. Ma allora dove può essere andato? Ma a meno che non sia uscito dall'altra parte. C'è un'altra uscita. Già. Cretino! Ma si capisce che l'arbitro dormiva, no? Era un venduto, un cornuto già certo. Scusate, per cortesia. Avete mai visto questo signore? Sì, è venuto pure stamattina, no? E fammi vedere? Eh sì, è lui, l'ho portato diverse volte. Silenzio adesso, eh? È una brutta bestia questa Whitmark. Destra, 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 a vuoto, no. Stetoscopio. Segna, G a destra. H a sinistra. Martelli. Il numero 1. No, il 2. No. Diapason. Su. È il numero 3. No, il 4. Per farcela. Porca miseria, zitto! Questo è un lavoro di concentrazione, questa è musica. S sinistra. Ricapitola un po'? G a destra. Un momento. G a destra. H a sinistra. H a sinistra. S a sinistra. S a sinistra. Che ore sono? Le 5:28. E quanto tempo c'è ancora? 46 minuti. Allora, signori, direi che siamo in anticipo. E voilà! Sant'Antonio! No! Urcale! E adesso? Adesso? Adesso comincia il lavoro vero. Questo era un semplice portello di protezione. È quello lì il vero ostacolo. Ce la fai o no? Sì, ma ci vorrà dell'acido, dell'esplosivo. E per cosa credi che siano qui, Aragosta e Einstein? Per guardarsi in faccia? Questa è una complicazione preventivata. Al lavoro, signori. Il tempo è prezioso. Passami l'acido. Ma non capisco. Non trovo più il flacone. Gesù, non l'avrai dimenticato. Ma che dimenticato? E te credo, favo scienziato, figurati se non è distratto. Ma era qui, non capisco. Cominciamo bene, abbiamo i minuti contati e li perdiamo così. Ma l'avevo in mano qualche minuto fa. Allora scommetto che hai confuso la borsa. Ma che? Questo è impossibile. Ah, eccola qua, porca miseria, ma è rotta. Attento! Ma sei matto? Ti vuoi bruciare le mani? E adesso? E niente di grave, ho una fiala di riserva. Ma io non c'ho i ferri di riserva, devo lavorare con questo. Einstein, tu sei il chimico, è il lavoro tuo. Ma mi ci vuole glicerina e acqua, la glicerina ce l'ho. L'acqua la prendiamo al cesso? Eh sì, d'accordo, ma ci vorrebbe qualcosa, non abbiamo niente, un vaso, un catino, un recipiente. Si può chiedere all'usciere. Bene, vagliela chiedere. Prendi la giacca. Dottore, Aragosta, andate con lui. Tieni. Ah, io la boia. Ma che ore sono? Le 5:32. Ehi, che succede? Beh, ci vuole un recipiente, qualche cosa. Chiedilo a lui. Ce l'hai un secchio, una catinella? Sì, se il direttore mi dà il permesso.
Sì, Giuseppe, dagliela pure. Dai, Giuseppe, dai. Porta, porta. Ecco. Speriamo che vada bene. Speriamo. L'usciere. Oddio, l'usciere, penso siamo tu. Io sono qua. S'accomodi, prego, prima lei. Eccola qua. Eccomi, eccomi. Ecco anche la bacinella. Piano, piano. Basta, forza, adesso dentro le ferri. Già, per bruciarmi le mani? Ma non avete dei guanti? E chi ce l'ha detto? Allora ci vuoto la borsa. No, ci va anche l'acido. Oh, ci penso io. Come va? Va benino. Ah, ecco fatto. Coraggio, ragazzi. Abbiamo perso 10 minuti. Ancora poco e saremo fuori di qui. Darai un occhio per sapere che diavolo è successo. Non so, ma vedrai che il camaleonte ce la farà. Sarà, ma intanto vediamo di farcela noi. Speriamo. Sì, signorina, è proprio qui. Buongiorno. Sono un'impiegata del comune, sto facendo un'indagine statistica. No, non possiamo dare informazioni. Avrei bisogno di un elenco completo di tutti gli inquilini. Sono a sua disposizione, io adoro la statistica. Dica pure. Dovrebbe dirmi tutto quello che sa di questo signore, che altro può dirmi di lui? Beh, ben poco, è sempre solo. Ha una bellissima macchina con tanto di targa diplomatica. Ah, interessante, se la ricorda? Sì, credo di sì. Aspetta un momento, eh. Gli ho pagato questa mattina una multa per sosta vietata. Eccola qui. Gliela rubo, mille grazie, arrivederci. Boh. L'acido. Aragosta, ora tocca a te. Prepara bene la carica e che sia forte, eh? Sta tranquillo. Con una come questa sono riuscito a far saltare un treno. E quanto t'hanno dato? Poco. Una medaglia di bronzo. Ero soldato semplice. Accidenti! Ma che diavolo succede? Che c'è? La mano, la mia mano, non funziona più. Sei incastrata. Senza questa non posso fare più niente. Niente, niente, capisce? Non posso preparare la carica, non posso applicarla. È la rovina. Porco. Ma come diavolo può essere successo? Deve essere stato l'acido. Con un po' di solvente si può rimediare, però bisogna smontare. Questo è affare mio. Con l'aiuto di Dio vedrai che in 5 minuti sistemiamo su, tutto. Andiamo. Dico, ma era preventivato anche questo? Nel mio preventivo ho concesso 15 minuti alla voce imponderabili. Fino ad ora ne abbiamo persi 12. Sangue freddo, Fifello. Permesso? Avanti. C'è una signorina. Falla passare. Prego. Buongiorno, commissario. Sono la figlia del dottor Casorati, la nipote dell'onorevole Stigani. Siamo qui per servirla. Dica pure. Oh, si tratta di una sciocchezza, quasi me ne vergogno. Io sto facendo una caccia al tesoro e dovrei rintracciare un'auto di cui ho la targa. Ho pensato che voi siete così bravi. Beh, questo sì. Mi dia la targa che la comunico subito alle pattuglie. Ah, che carino. Eccola qui. Pronto? Distaccamento mobile? Qui il commissario Baffo. Forza, forza, che il tempo passa. Ecco. Vieni. E una. Coraggio, ormai è fatta. Non rimane che l'ultimo. Non ci dovrebbe voler molto. Funziona. Funziona, ragazzi. Oh, Dio sia lodato. Oh, ora sì che possiamo cominciare.
La giacca. Forza, Aragosta. La borsa, prego. Contenitore. La glicerina. Ora avverrà la trasformazione in nitro. Movimenti tranquilli, delicati qua attorno, eh. Basta una scossa e facciamo il botto. Scusa, per falso lavoro non potresti usare quella buona? Beh, no, no, meglio di no. Quella buona, quando ho paura, mi trema. Con questa non corro rischi. Beh, fa pianino, eh. Se nessuno risponde, si insospettiranno. Voi non vi muovete. Il telefono. Lo so, ma quale? Quello lì. Rispondi tu. Pronto? Banca Internazionale. Come? Ah, sì, signora, un momento, per favore. È la moglie del direttore. È sua moglie. Ehi, niente scherzi, eh? Non scherzo mai con mia moglie. Pronto, sono io. Pronto, sì? Chi era quella ragazza che mi ha risposto? No, nessuna impiegata, tutti uomini, lo sai, no? Ho sentito benissimo che era una voce da... Ah, quella che ti ha risposto al telefono. No, no, ah, sì, quella è una che ha mandato il ministero. Sai come io non posso farci nulla. Come? Vuoi venire qui? Ma no, non mi pare il caso, io penso che... Cara, ti spiegherò tutto questa sera, quando... Pronto? Pronto? Beh? Ha riattaccato. Se le salta in mente di venire qui è un guaio. A chi lo dice? Non per te, per noi. Imbavaglialo. Tutto a posto. Ma chi era? Niente di allarmante. Era la moglie del direttore. Gesù. Plastico. 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 Sì. Coraggio. Fulmicotone. 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 Detonatore. Allora pronti, ragazzi? Come i guastatori. Orecchie e naso chiusi e bocca aperta per la pressione. Pronti, ragazzi? Pronti?
Ma che è successo? Niente è successo, e questo è il guaio. Eppure la carica è a posto. Ma è naturale. E la corrente? Staccando il cavo del dispositivo di sicurezza abbiamo staccato la corrente. È vero. E non possiamo neanche riallacciarlo, altrimenti come si apre la cassaforte scatta l'allarme. Imponderabili, eh? Sangue freddo. Cosa possiamo fare? Ci occorrono delle pile. Ma dove le troviamo? Ginevra o un walkie-talkie? Usiamo quelle. Ma non bastano, ce ne vorrebbero almeno il doppio. Ma forse gli impiegati. Tu, dai, proviamoci. Ce l'hai una radio? Credo che Giuseppe ne abbia una. Su, dai! Sì, sì, ce l'ho, nel cassetto. Ginevra, la tua radio. Eccola, è questa. Certo che avvisiamo la centrale. Va bene, andiamo. È fortunata, signorina. L'auto che sta cercando non è lontana. Me l'hanno segnalata in Via della Patria, dietro la Banca Internazionale. Non so come ringraziarla. Siamo qui per questo. E mi saluti l'onorevole suo zio. Sì, senz'altro, presenterò. Che ore sono? 18:05. Quanto hai? Pochi minuti. Esattamente quanti? 3 minuti. Tra 10 minuti esatti arriveranno i sorveglianti. Va bene, ce la farò. Intervento. C'è bisogno di voi subito. Sapete dov'è la Banca Internazionale? Forza, Ragusta, dai, si buono, che il tempo passa. Ho fatto. Più veloce di così. Passami i morsetti. Beh, a che punto siamo? Ho quasi fatto. L'avevo detto che non impiegavo più di 3 minuti. Ecco fatto. Ci siamo. Pronti, ragazzi, eh? Un momento. Avete sentito? Aspettate, vado a vedere che succede. È la polizia, vero? Non lo so, adesso vado fuori a vedere. Vengo con te. No, no. Ma... Tu resta qui. Vediamo. Bravo quel vigile. Aveva ragione. Puntuali. Per fortuna sono solo i pompieri. Sì, meno male. Torna dentro e di' agli altri che aspettino un attimo. Io do un'occhiata qui intorno. D'accordo. Bravo. Non si può più aspettare. E vai avanti. Ma certo che andiamo avanti. È l'unica cosa da fare. Allora, pronti? Attenzione, ci siete? Stavolta è la volta buona. Ce l'abbiamo fatta! Andiamo, su! Forse ci siamo. Gli ingranaggi sembrano sbloccati.
Dai, dai! Maledizione, un'ora che siamo bloccati qua dentro. Viene. Ci siamo. Viene. Sì, viene. Ma è vuota. Vuota. Come può essere? Ma non è possibile. Il camaleonte non può avere sbagliato. E questo cos'è? Ma qua c'è un doppio fondo. Un doppio fondo. Naturalmente. Visti i continui furti nelle banche a dispetto di tutti i controlli e gli allarmi, la direzione ha studiato un nuovo sistema di sicurezza. Da 3 mesi abbiamo applicato una nuova cassaforte a doppio portello. Come si manomette il primo, scatta un congegno di sicurezza per cui... le dispiace? Adesso vi faccio vedere. Giuseppe? Ecco, guardate qua. Il fondo della cassaforte scorre lasciando precipitare il contenuto in questo condotto, da dove va a finire in una cella blindata sotterranea assolutamente inespugnabile. Ma il condotto è blindato? Ma no, soltanto scorrervi. Abbiamo usato un normale condotto come quelli dell'aria condizionata. Ragazzi, il camaleonte ci ha fregato. Ha ragione. Presto, al sotterraneo! Maledizione, è chiusa! Oh, no! Forziamola, datti da fare! Vieni! Coraggio, coraggio, se i soldi li ha presi dal condotto, forse facciamo ancora in tempo. Su, dai, dai! E allora? Dai! Oh, dai! Oh, no. Cosa vuole fare lei? Rubare il furgone? Veramente questo furgone è già stato rubato. Io sono un ispettore dell'aerifiltro. Lei piuttosto forse sa qualcosa in proposito. Credo sia meglio chiamare la polizia. No, questo no, la prego. Un ragazzo carino come lei non può essere così cattivo. Sia gentile. Ti ho beccato! Michela! Così non mi nascondevi niente? Ma io non conoscevi nessuna bionda, vero? Beh, io questa è la prima volta che la vedo, te lo giuro. Povero innocentino. Ma le assicuro, ha ragione, io non l'ho mai visto. Non lo conosci, eh? Sei un'ipocrita, bugiarda come tutte le bionde. Slavata, insulsa e cavallona. E adesso ti consiglio di andartene, altrimenti ti riduco a pezzettini, hai capito? Hai finito? Sì. Brava, complimenti. Sei in gamba. E adesso... Ah! Ti è piaciuto? Così siamo pari. E adesso basta. Dai! Stanno per arrivare i sorveglianti. È quasi fatta.
Forza! Tanto, ti prego, dai! Messalina! Insomma, è la prima volta che la vedo. Lo vuoi capire o no? E io non ti credo. Non ti credo e non ti credo. Siete due bugiardi. Non sono una stupida. E invece devi credermi. Hai capito? Ehi! Fermi! All'altro! Aspettami! Ferma! Aspettami! Vittorio! Abbiamo sorvegliati alle calcagne! C'è la macchina del camaleonte, prendiamo quella! Dai, Aragosta, corri! Che facciamo adesso? Guarda! Non sparate! Abbiamo la targa. Informiamo il comando, presto! C'è il mio taxi, possiamo inseguirli, vieni! Dai, metti in moto! E segui quella Mercedes nera, presto! E ora, dove andiamo? Se ci beccano col furgone rubato... Andiamo dal cinese. Là c'è un posto dove si può nascondere il furgone. Là sapremo certo anche qualcosa del camaleonte. Speriamo bene. E adesso che facciamo? Andiamo dal cinese. È lui che ci ha presentato quel figlio d'una cagna del camaleonte. Io non riesco ancora a crederci. Guardate che qui la Mercedes se la siamo perduta. Vada ai prati della Niene. Sì, presto. Come hai detto? Ai prati della Niene. Non è lì che sta il cinese. Sì, sì, ma... Ma che mai, ma? Il cinese è il loro basista ed è lì che andranno. D'accordo, ma tu come fai a sapere che il cinese... Ho fatto un po' di indagini e sono entrata nel tuo appartamento segreto. Allora, tu sai che... Che tu sei il famoso camaleonte. Ma guarda che io non sono il camaleonte, cara, io... Andiamo, non mentire più con me. Se l'avessi saputo prima ti avrei già sposato. L'uomo della mia vita deve essere così, come te. Ma come hai fatto? Come hai fatto a trovarmi, eh? Semplice. Ho fatto rintracciare la macchina dalla polizia. La polizia? Ferma. Michele. Il camaleonte è morto. D'accordo. Per ora. Ma dopo il viaggio di nozze... Oh, non esageriamo. Lasciamo perdere. Tuo padre è un banchiere, no? E in fondo una banca in famiglia è più che sufficiente, no? Io poi non capisco niente, non capisco cosa è successo. Ma ancora non avete capito. Il gas era una scusa. Ecco perché gli impiegati non erano addormentati. L'impianto fatto fare dal camaleonte serviva soltanto per fare aspirare il denaro. E mentre noi lavoravamo, la pompa si succhiava i dollari, capito? Oh, ma allora è tutto chiaro. I soldi sono nascosti nel camioncino. Sta attento che mi fai rompere la voce. È più facile che si rompa il furgone. Ehi, ragazzi! Non è possibile. Dollari! Io sogno. Sono bigliettoni. Altro che sogno. Sono dollari. Ma sì, sono dollari di tutti i tagli. Americani autentici. Sono milioni. Milioni di dollari. Ma cos'è questo odore di... Pare... Parerebbe... È proprio gas. È proprio gas. Il nostro gas. Guardate, il furgone dell'airfiltro.
Presto, andiamo a vedere. Ma dormo. Ma tutti dormono. Mamma mia. Ma allora non ci ha tradito? Lo dicevo io. Opera del camaleonte. Le vie del Signore sono infinite. Stavolta la Polinesia non me la leva nessuno. Siamo ricchi! D'oro per aver fatto saltare la cassaforte nemica. Una bionda, una rossa, una bruna, una magra, una lunga, una grossa. Quant'è bella Polinesia, che mare dei dollari. Mio, mio, tutto mio, tutto d'oro. Il mio camaleone. Che giorno? E chi la sente adesso, Michela? Miki? Ah, finalmente. Se trovavo le chiavi di casa ti piombavo di sopra. Questa storia del lavoro straordinario mi ha seccata. Purtroppo senza lavoro non si vive, mia cara Michaela. Io non sono figlio di un banchiere. Questo l'ho capito. E pertanto occorre lavorare e crearsi un avvenire a forza di piccoli risparmi. A forza di piccoli risparmi si diventa piccoli borghesi, mio caro. E secondo me un uomo non è un uomo se non ha un po' di spirito d'avventura. E cosa dovrei fare, secondo te? Scassinare una banca? Io lo preferirei, ma purtroppo tu non ami il rischio. Attenta, nessuno si conosce fino in fondo. Ben, allora sappi che se non ti decidi a cambiare, io non ti sposerò mai. A proposito, domani sera papà ti ha invitato a cena. Domani sera non posso. Perché? Che cosa devi fare? Organizzare un colpo in banca.